Ci siamo. Tutto pronto. Si aprono le gabbie. Partiti, cavalli della quinta corsa. Prova ad andare davanti subito Giulio Agricola, accompagnato da Excel Griff. Questi due che galoppano una fascia vicino allo steccato. Più al centro della pista, Villa Lubin, chitarrista Pepao. Poi alle loro spalle troviamo anche Bull de Noël, Feeling Good. Con Full of Lang che ha recuperato una posizione insieme alla stessa Soulfly. Poi nel gruppo troviamo anche Guzman, Change of Moon e Allora Dai, Ladri di Biciclette. Con la prima parte di gara affrontata Giulio Agricola con veramente una certa predisposizione per cercare la fuga. È davanti con circa 10 lunghezze di vantaggio nei confronti di Soulfly. In terza posizione c'è Excel Griffin. In quarta troviamo Full of Lying a precedere Villa Lubin. Poi alle loro spalle gravitano anche Bull de Noël, che è all'esterno chitarrista Pepao e ancora Feeling Good e tutto il resto degli avversari con E Allora Dai, che chiude il gruppo anticipato da Guzman. Siamo addirittura d'arrivo. Giulio Agricola è praticamente all'intersezione delle piste. Gli altri che devono rincorrere con circa 15 lunghezze di vantaggio da parte del front runner che sta tentando veramente la fuga. Soulfly che si avvicina, Excel Groove che temporeggia, stessa cosa che fa Full of Lying, Bull de Noël. Poi dall'esterno tenta di venire avanti anche Villa Lubin con chitarrista. Giulio Agricola è stanco, ma è ancora davanti e soprattutto con questo terreno molto faticoso. Gli altri stanno rinvenendo, ma lentamente. Villa Lubin sembra la più incisiva, chitarrista che si deve mettere sulle gambe al pari di Excel Griff. Più al centro della pista troviamo Guzman. Giulio Agricola ormai è stato preso con Guzman dal centro della pista, che prova a fare lo scatto con Guzman sempre davanti nei confronti di Change of Moon, che ci prova Guzman, che vince una bella corsa nei confronti di Change of Moon e al terzo chitarrista. Vince il numero 6 dello schieramento, Guzman. Dario Di Tocco in sella per il cavallo allenato da Davis Grilli. I colori sono quelli della scuderia La Ciprea per Guzman, vittoria numero 7 in carriera. Aveva già vinto sul pesante a Pisa, oggi ha replicato quello standard. La quota era di 10, quindi un pizzico a sorpresa, quota fissa di 10. Buono il recupero conclusivo da parte di Change of Moon per il secondo posto, mentre per il terzo dovrebbe essere ancora chitarrista. 6-1-4 l'ordine d'arrivo ufficioso numerico probabile della quinta corsa di quest'oggi.